Che succede nel caso in cui un ladro entra dentro casa tua e si fa male? Sei tenuta a risarcirlo? Tralasciando l'ipotesi relativa alla legittima difesa, ricordando però che in questi casi la difesa deve essere sempre proporzionata all'offesa, prendiamo in considerazione quei casi avvenuti accidentalmente. In questi casi, infatti, il proprietario potrebbe essere tenuto al risarcimento del danno, in base alla regola di cui all'articolo 2051 del Codice Civile, secondo il quale il proprietario è responsabile dei danni arrecati a terzi da parte della cosa di cui ha la proprietà. Inoltre, il proprietario di casa potrebbe essere anche responsabile del reato di lesioni colpose. Bisogna tuttavia distinguere due ipotesi. La prima ipotesi è quella relativa al ladro che entra dentro casa tua e si fa male perché si arrampica su una grondaia mal ridotta. In questo caso potrebbe essere applicato il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile secondo il quale il proprietario non può essere tenuto al risarcimento del danno. Infatti, il proprietario di casa non poteva di certo prevedere che un ladro entrasse all'interno della sua abitazione arrampicandosi su una grondaia mal ridotta. Diverso però è il caso secondo il quale il ladro si fa male a causa dei sistemi illeciti di difesa installati dal proprietario di casa. In questo caso il proprietario potrebbe essere chiamato a rispondere del risarcimento del danno e anche del reato di lesioni colpose.